Ho sentita bufonchiare più volte quando qualcuno ti viene incontro festante e dice lei è un mito, lei. A te questo un po' scoccia, vero? Molto. molto. E perché? Perché non è vero. Io ho un'opinione molto severa nei miei riguardi. Se quelli sono i miti mi dispiace per il mondo, quindi. Allora, in che termini ti fa piacere essere pensata, anche se di questo probabilmente non ti curi? Una persona con la quale stai volentieri insieme. Mia madre non ha, mai, non ha mai avuto delle posizioni ideologiche, eh, gli piaceva raccontare e pensava che... Ecco, lei aveva col cinema un'idea un molto realistica: che il cinema fosse plausibile, dovesse essere, essere vicino e parlasse di persone vere, senza fare proprio il neorealismo, ma insomma eh, che fosse basato su. che raccontasse delle esperienze veramente vissute dalle persone, che le persone si potessero riconoscere. Non le interessavano tanto le fiabe, veramente, eh, ma le piaceva, le piaceva la gente, quindi l'ascoltava e la rifaceva. Dal dopoguerra, che è stato un periodo non solo per il cinema ma per tutto difficile ma anche di tanti fermenti, a oggi, secondo te, l'arco, la parabola, che, che su, perché siamo così imbruttiti forse? L'indifferenza è entrata, è entrata come la polvere nelle case. si batterebbe per la cosa, non dico una cosa precisa, che gli sta a cuore scomparso, si accetta una realtà mediocre. Gli sceneggiatori sono stati tanti nel cinema italiano e tutti capaci di offrire ai registi, visto che il cinema è essenzialmente un... Compito eh, finale del regista, di offrire registi materiali per raccontare appunto il mondo e gli uomini. La grande capacità di Suso Cecchi D'Amico era quello di passare da un genere all'altro, dalla collaborazione con Visconti a quella con Comencini, dalla collaborazione con Antonioni a quella con Rosio o con Monicelli, senza mai porsi il problema di essere figlia di un dio minore lavorando con un regista meno importante di un altro, ma nella convinzione che comunque sia il compito fondamentale del sceneggiatore è quello di raccontare il mondo e raccontare gli uomini che lo abitano, cioè avendo il ruolo che hanno i drammaturghi. La grande capacità di sceneggiatori come Suso Cecchi d'Amico è stato quello di fare ciò che il teatro scritto italiano non è mai stato capace di fare, se non forse con l'eccezione di Goldoni, ecco, raccontare gli uomini dentro un mondo specifico.